ragazze, ciao ragazzi, sarà la 30ª volta che cerco di filmare questo intro, ma mi impapero e sono emozionata. Ma questo finalmente è un nuovo Mi Preparo Con Voi. Mi avete chiesto in tantissimi di fare un nuovo Get Ready With Me e quindi io sono qua pronta per filmare un nuovo Get Ready With Me. Per questo che sono completamente struccata, perché andremo a fare realizzare tutto il trucco assieme. Per il trucco occhi utilizzeremo la famosissima, ormai la conoscete tutti sicuramente, anche perché l'ho usata in decine e decine di tutorial, è la Naked Heat di Urban Decay. Questo video è molto speciale perché è un video in collaborazione con Urban Decay. Potete solo immaginare, cioè, il mio entusiasmo e la mia felicità quando Urban Decay mi contatta e mi dice: ti va di fare un video in collaborazione con noi? E io tipo: oddio sì, cioè, tipo, uno dei brand che più amo da secoli e secoli e secoli. Ci tengo sempre a lavorare con brand, con prodotti in cui credo davvero, e sicuramente questo brand e questo prodotto, voi lo sapete, mi piacciono da impazzire. Tra l'altro non credo nemmeno di ricordarmi, sicuramente da molto prima che io iniziassi a fare video, ho iniziato nel 2009, non credo di ricordarmi esattamente quando mi sono appassionata a questo brand, perché Urban Decay io lo conoscevo appunto da prima di iniziare a fare video, deve essere stato tipo quando ancora Trieste nemmeno c'era come brand, quindi io credo tipo 2007, una cosa del genere. Invidiavo le ragazze di Milano e Roma che avevano questo brand da Sephora e da noi non c'era. Ditemi voi se vi ricordate quando vi siete appassionate a questo brand, quando avete scoperto questo brand. E poi mi ricordo che quando è arrivato a Trieste, mi ricordo esattamente lo stand, impazzivo con tutti i eyeliner heavy metal, quelli in glitter, erano tipo la mia fissa dell'epoca. Se vi va, lasciatemi un commento qua sotto, scrivetemi quando voi avete scoperto questo brand. Per me era tipo il 2007, fatemi sapere se vi ricordate o come l'avete scoperto. Se lo fate, taggate anche Urban Decay Cosmetics nel vostro commentino. Quindi comunque vi ho promesso un Mi Preparo Con Voi, e mi preparo con voi sia. Stavolta iniziamo dagli occhi. Praticamente ho sempre visto un sacco di ragazze fare tutorial e fanno prima gli occhi e poi praticamente si puliscono tutta la parte sotto e poi fanno la base, e volevo provare anch'io perché non ho mai fatto così. Quindi iniziamo con la Eyeshadow Primer Potion. Iniziamo con la Naked Heat, iniziamo con gli ombretti. Con gli ombretti non credo di dovervi presentare questa palette, sinceramente, perché l'ho usata talmente tante volte e, cioè, la conoscono tutti. Questa è praticamente l'ultima uscita tra tutte le Naked e forse la mia preferita. Sono impazziti tutti quando è uscita, io compresa, perché questi colori, cioè, voglio dire, guardate quanto sono, a parte che, ok, sono super pigmentati, questo si sapeva, tutte le Naked, tutti gli ombretti Urban Decay sono di ottima qualità, ma queste colorazioni sono, secondo me, allora, sono tutte colorazioni calde e secondo me sono perfette sugli occhi chiari, non necessariamente solo sull'occhio chiaro, stanno benissimo anche sull'occhio scuro, ma per me è difficile trovare palette in cui tutti i colori stiano bene sui miei occhi, e questa è una di quelle molto molto rare. Ci sono 12 ombretti, sono di diversi finish, si va dal matte fino al super 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 shimmer. E se vi chiedete perché, insomma, mi avete visto usare questa palette spessissimo, ma questa è nuovissima, è perché appunto ne ho una nuova, quindi se vi chiedete perché i colori non sono usati è per questo. Tra l'altro volevo farvi vedere anche, perché io ci sono rimasta tipo a bocca aperta quando l'ho visto, guardate che set di pennelli ho ricevuto. Taran, 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 taran. Ce ne sono tantissimi e io sono troppo felice, troppo felice. Quindi questi saranno i pennelli che utilizzeremo oggi, ed è il Brush Vault. Iniziamo, il primo colore che userò sarà questo, che è il terzo e si chiama Sost. E vado con il pennello a portare il colore all'esterno dell'occhio. Questo sarà il nostro transition color, quindi è anche molto naturale, leggero, quindi è molto semplice da applicare. E vado a portarlo appunto dall'esterno fino all'interno dell'occhio. Volevo approfittare in questo video per ringraziarvi un sacco per il feedback super super positivo, per il riscontro super super positivo riguardo gli ultimi video, in particolare a quello sul bullismo. Grazie davvero, perché
Speravo che il messaggio che volevo mandare arrivasse. Volevo creare attenzione su questo fenomeno e mi fa molto molto piacere che voi abbiate recepito il messaggio. Sappiate che comunque tutti i messaggi che mi avete mandato, tutti i commenti e i messaggi appunto aiutano tantissimo davvero, quindi non pensate che se mandate un messaggio per magari tirarmi sul morale o comunque insomma scrivermi qualcosa, non pensate che i vostri messaggi, i vostri commenti vadano buttati al vento, perché io li leggo sempre sempre tutti e li apprezzo tanto. Ora vado ad usare il colore vicino, che si chiama Low Blow. Vado ad applicare anche questo nello stesso modo, ma con questo rimango un pochino più bassa rispetto all'altro che abbiamo usato prima. Altro aggiornamento che volevo darvi è che noi dopodomani partiamo per la luna di miele, andiamo alle Maldive, sono troppo contenta. Probabilmente quando vedrete questo video noi saremo già alle Maldive, belli spaparanzati. Ma come già vi ho promesso e ve lo ripeto ancora una volta, perché quando vi dico che parto e vado da qualche parte mi chiedete sempre se continuo a filmare, se ci saranno nuovi video. Assolutamente sì, a parte che ne sto registrando, come potete vedere, già qualcuno da caricare mentre sono via, ma mi porto assolutamente dietro la videocamera dei vlog e il computer e sicuramente faremo un sacco di vlog. Spero di riuscire sempre dal lunedì al venerdì, come ormai siamo d'accordo, da inizio dicembre, ormai dal 2018 sarà tutto dal lunedì al venerdì, ogni giorno un nuovo video. Devo però ovviamente vedere se c'è un wifi decente nel resort dove andiamo. Da quanto ho visto e mi sono potuta informare è veloce, quindi incrociate le dita, ma assolutamente ci saranno un sacco di nuovi video anche mentre siamo in viaggio di nozze, perché non potrei non portarvi con voi. Ormai insomma lo sapete, fate parte della mia vita da talmente tanto che non riuscirei neanche a stare, sinceramente. Magari è un problema mio, però io non riuscirei a stare senza filmare, senza interagire con voi, con la mia family, cioè ormai è la mia vita, è questa. E voi ne fate parte, voi ne fate parte, quindi è impossibile che io stia senza di voi, ecco. Ora prendo Ashes, che è questo, il penultimo colore, anche questo è opaco, ma questo è un viola super 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 intenso, e vado a stenderlo soltanto sulla mia palpebra mobile. Non devo stare troppo attenta al fallout in questo tutorial stranissimo, perché di solito devo stare attenta che non mi cada prodotto sulla guancia. Invece in questo caso, visto che faremo la base per ultima, non mi devo preoccupare, il che è strano e figo allo stesso tempo. Ora vado a prendere questo colore che si chiama En Fuego e vado a mischiarlo un pochino con Low Blow e vado a stendere questo colore tra la palpebra mobile e quella fissa, così sfumo per bene i due colori assieme, e sulla linea delle ciglia inferiori vado ad applicare En Fuego mischiandolo con Sost. Tra l'altro di un'altra cosa volevo parlare. In uno degli ultimi vlog in cui appunto si vedeva me che ero tipo terrorizzata di volare in aereo, non succede sempre ma specialmente quando al decollo e quando ci sono turbulenze sì, comunque in molti mi hanno scritto: ma perché non vai dal dottore, ti fai prescrivere qualcosa per questa tua paura, ma come fai a volare così spesso, eccetera eccetera. Allora, io sono fortemente convinta che farsi bloccare dalle proprie paure sia una delle peggiori cose che si possono fare, quindi nonostante io abbia una paura folle di volare, continuo a farlo, sono molto fiera di poter dire che non mi sono mai fatta bloccare da questa paura. Ho sempre preso tutti gli aerei, altrimenti mi sarei negata un sacco di belle esperienze lavorative e non, quindi sarebbe davvero un peccato. E vi consiglio, quando si tratta di paure appunto come si chiamano, paure infondate, perché alla fin fine non c'è una logica dietro questa paura, perché se ci pensate è molto più sicuro viaggiare in aereo piuttosto che in macchina oppure in treno, sappiate che appunto io vi consiglio di non precludervi delle possibilità
per colpa della paura. Tra l'altro, molte mi avete chiesto appunto, ma perché non ti fai prescrivere qualcosa se hai così tanta paura, eccetera eccetera. Allora, cambiamo colore adesso, prendiamo Ashes, quello viola che abbiamo usato sulla palpebra mobile, e andiamo a stenderlo sempre sulle ciglia inferiori. So che in questo momento sembro un vampiro, ma poi puliremo tutto, sarà molto meglio, vedrete. Ora vado a stendere Ashes soltanto lungo la rima delle ciglia, quindi cerco di stare un pochino più alta rispetto ai due colori che abbiamo applicato adesso. E per rispondere a quella domanda, io sono già stata dal medico molti anni fa, vi sto parlando tipo di 5 anni fa, sono già stata dal medico che mi aveva prescritto dei tranquillanti all'epoca. Posso dirvi la verità, i tranquillanti l'unica cosa che facevano, almeno su di me, mi facevano venire sonno e mi si tipo chiudevano gli occhi da soli. E questo però non bloccava quello che succedeva nella mia testa, nel senso che continuavo ad avere molta paura. Quindi alla fin fine mi sono detta, perché devo prendere questi farmaci che non fanno manco bene alla salute se poi la paura è la stessa, solo che mi si chiudono gli occhi? E quindi ho smesso di prenderli dopo tipo 2 viaggi in aereo, forse 3. E non le ho mai più prese, perché veramente la paura era la stessa e non avrebbe avuto senso. Vado a prendere la mia 24/7 Waterline Eye Pencil, questa è in colore Legend, e vado a stenderla prima sulla linea superiore delle ciglia, anche se il colore che abbiamo è comunque parecchio scuro, ma mi piace renderlo ancora un pochino più dark. Ora vado finalmente a togliere tutto il fallout sotto all'occhio e vado a dare anche un aspetto più appuntito al mio trucco. Ora non dimentichiamoci di sfumare, quindi vado a prendere un pennello pulito e vado a sfumare il tutto, che è la cosa più importante negli smokey eyes. Altra cosa riguardo la paura di volare, una ragazza, anzi molte di voi in realtà, molti di voi mi hanno detto, ma perché se hai paura ti metti a sedere vicino al finestrino? E allora, in questo io devo essere atipica, perché mi fa un po' meno paura guardare fuori dal finestrino, perché allora, nella mia mente pazzesca, praticamente può prendere fuoco il motore, le ali dell'aereo, cioè qualsiasi cosa, io ho paura che prenda fuoco. Quindi parlando mi rendo conto di quanto sia assurda questa paura. Quindi che cosa faccio io? Continuo a guardare fuori dal finestrino, oppure chiedo tipo a Tomas, ti prego, guarda fuori dal finestrino e dimmi che va tutto bene. Quindi la cosa più importante per me in realtà è avere accesso al finestrino, perché io voglio assolutamente vedere che cosa succede fuori e se l'aereo sta per prendere fuoco o se sta già andando a fuoco, ecco, sostanzialmente per questo che sto sempre seduta vicino al finestrino. Ora, uno dei miei primer preferiti, questo è l'Optical Illusion Complexion Primer, e fa da base per il fondotinta appunto perché rende la pelle molto più liscia e toglie tutti i pori dilatati. Ora vado a prendere il Naked Skin One and Done ed è la prima volta che utilizzo questo prodotto. È molto molto naturale e confermo, la copertura è simile a quella che potrebbe avere una crema colorata ad una BB cream. Prendo il Naked Skin correttore, che è uno dei miei correttori preferiti di sempre, perché è coprente ma non si vede, detesto i correttori che ti fanno tutto quel pastrocchio sotto gli occhi. Ancora non so se preferisco fare la base prima oppure dopo aver applicato gli ombretti, non lo so, sono un po' indecisa. Devo dire che però come risultato non è affatto male. Ora fissiamo la base con il The Slick, che è questa polvere compatta opacizzante. È ultra fine ma molto efficace, quindi non devo esagerare. Poi, come sempre, sulle ciglia, solo sulle ciglia inferiori perché sopra ho l'extension, vado ad applicare il mio mascara, questo è il Troublemaker, e oltre ad essere un ottimo mascara, ha il packaging più bello del mondo, siccome è tutto arcobaleno, metallizzato, è bellissimo. Poi passiamo al blush e vado ad utilizzare l'Afterglow Blush, questo è in tonalità Score, che è uno dei miei colori preferiti perché è molto naturale e poi è anche super 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 semplice da sfumare. Vado molto delicata con il blush perché
voglio che il focus rimanga sugli occhi, quindi sia per quanto riguarda il blush che per quanto riguarda le labbra non esagereremo con il colore, ma è una cosa voluta. Ora per il contouring vado ad utilizzare la Naked Skin Shape Shifter. Questa è una figata perché è una palette che ha 4 colori in polvere per il contouring, per l'illuminante, e dall'altra parte ci sono altre, queste sono invece 5 tonalità di prodotti in crema. Come rossetto, allora, avevo un sacco di diverse opzioni, perché come sapete c'è la mitica Vice Vault che io ho ricevuto, che è la cosa più bella del mondo, ma alla fine ho scelto questo, che è un liquid lipstick, ovviamente è opaco, ma va, che cosa strana Nicole, so di avermi sorpreso questa volta, comunque, e questo è in colore Naked, che è il nude perfetto. La figata di questi rossetti liquidi è che sono completamente waterproof e a lunga tenuta, quindi sono tipo effetto tattoo. Vado a stendere il mio Naked, no, in realtà forse è meglio se prima schiarisco un po' le labbra. Sì, decisamente meglio se schiarisco un po' le labbra prima di applicare il rossetto nude, perché le mie labbra sono talmente scure, sono così pigmentate ed è una cosa che io ho sempre odiato. In tanti mi scrivete: che bel colore che hanno le tue labbra, le mie sono chiarissime, non si vede il colore. Io invece detesto che siano così pigmentate. Ok, ora che abbiamo sistemato anche questo, siamo pronti per il rossetto. Tra l'altro un'altra cosa volevo aggiungere riguardo alle mie labbra, che da quando ho detto di aver fatto il filler al labbro superiore, come sapete io ho sempre avuto un po' la paranoia di avere il labbro inferiore così grosso e il labbro superiore finissimo, quindi che cosa ho fatto? Ho fatto il filler che dura 4-5 mesi, questo che ho fatto, soltanto su quello superiore in modo da renderlo almeno un pochino più proporzionato a quello inferiore. Ok, io da quando vi ho detto che ho fatto il filler mi arrivano dei messaggi che mi dicono: tu ti sei fatta il lifting, tu ti sei fatta, non so, il tiraggio, tu ti sei fatta i filler nel viso. Ragazzi, mi sono fatta, ho fatto soltanto il filler di acido ialuronico riassorbibile, cioè che sparisce completamente in 4-5 mesi, e non ho fatto nient'altro. Quindi non scrivetemi che mi sono fatta i filler nelle guance, non ho fatto i filler nelle rughe, le rughe che ho, se ne ho, sono le mie, insomma. Sostanzialmente da quando ho fatto il filler mi rendo conto che è un po' come per le celebrity, non voglio equipararmi ovviamente a una celebrity, ma nel momento in cui secondo me una dice: ah, mi sono fatta, non lo so, ho fatto il filler, poi automaticamente tutti dicono: ah, quella è tutta rifatta. No, io ho fatto soltanto il filler che se ne va tipo tra 3-4 mesi, quindi vi prego, ok? No, so che la maggior parte di voi non lo fa, ma mi sta arrivando veramente un'ondata: tu ti sei rifatta troppe cose, ma non mi sono rifatta niente, il filler se ne va e altro non ho fatto, quindi ok. Ora sempre della mia Shape Shifter vado a prendere il colore in polvere, l'illuminante, e vado a stenderlo semplicemente con il mio dito, lo faccio sempre con il dito, lo stendo un po' sotto al sopracciglio, un pochino sul naso e poi sull'arco di Cupido. E naturalmente sopra agli zigomi. Ok, ragazzi e ragazze, nel frattempo la mia videocamera si è spenta, l'ho messa a caricare per un po' e ho fatto le sopracciglia. Questo è il look finale con la nostra mitica Naked Heat e con tutti i prodotti Urban Decay. Spero tanto che vi piaccia, per quanto mi riguarda sono particolarmente innamorata, oltre della Naked Heat come già sapete da quando l'ho ricevuta, praticamente che mi ha fatto impazzire, ma anche di questo colore labbra. Questo è la scoperta, perché conoscevo questi rossetti ma non avevo mai provato il colore Naked ed è pazzesco, mi piace un sacco. Naturalmente tutti i prodotti che ho utilizzato li trovate sul sito di Urban Decay, che è www.urbandecay.it, ma ora non vi saluto perché c'è una sorpresa per voi. Ebbene sì, devo dirvi di un concorso che vi farà impazzire. Vi ricordate della mia mitica Vice Lipstick Vault? Se mi seguite su Stories è
una figata mostruosa, io non avevo mai visto una figata più figata di questa. Cioè, questi sono tutti i rossetti Vice di Urban Decay, sono 100, sono tantissimi, sono uno più figo dell'altro, finish diversi, colori diversi, sono, cioè, adoro, adoro, adoro. E c'è un contest in cui anche voi potete vincere, ce ne sono diverse in palio, tutte appunto con tutti i 100 rossetti della linea Vice, lo so, è una cosa pazzesca, e vi leggo quello che mi hanno detto da Urban Decay riguardo al concorso, perché non voglio sbagliarmi. Allora, dal 15 gennaio al 18 febbraio sul sito urbandecay.it, acquistando almeno una palette Naked a 12 nuance, potete partecipare al concorso Naked Smackdown. In palio ci sono 5 Vice Lipstick Vault, quindi ci sono in palio 5 di questi pacchi giganteschi pieni di rossetti, quindi avete 5 volte più probabilità di vincere rispetto a, insomma, avete capito quello che intendo dire, ognuna delle quali contiene appunto i 100 Vice Lipstick in full size. Trovate il regolamento integrale al link e ve lo metterò qua sotto nel box informazioni. Per scoprire come partecipare, se volete altre informazioni eccetera, comunque visitate il sito urbandecay.it. Io sono troppo felice di potervi annunciare questo concorso, perché secondo me il fatto di poter vincere 5, oddio sono pesantissime perché ci sono un sacco di rossetti dentro, il fatto di poter vincere 5 di queste meraviglie è secondo me una figata. Spero che vi sia piaciuto questo video, spero che vi piaccia questo trucco, a me fa impazzire, già ve l'ho detto mille volte, credo. Sono molto felice di aver fatto questo video in collaborazione con Urban Decay, che come sapete appunto, già l'ho detto all'inizio, ma è uno dei brand che io amo di più al mondo, è stato forse il primo dei brand che io ho scoperto quando mi sono avvicinata al trucco e sono particolarmente affezionata a questo brand e sono molto felice di poter lavorare con loro, e questo tutto grazie a voi che mi seguite, quindi vi do un abbraccio forte 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 forte, ma un bacio e alla prossima, ciao!